Salve Bastrini, allora commentiamo una partita che nel primo tempo sembrava potesse dire altro, anche se il Catania aveva comunque avuto due occasioni, sembrava che l'Akragas fosse più in palla. Poi nel secondo tempo qualcosa è cambiato, probabilmente anche l'essere riusciti a sbloccare il risultato. Io non sono proprio d'accordo sul primo tempo, nel senso che loro hanno avuto due occasioni, ce l'abbiamo avute noi con Paolucci, e quindi ci siamo giocati la partita sia noi che loro a viso aperto, quindi è stata una partita combattuta. Poi secondo tempo abbiamo fatto molto meglio noi, abbiamo preso più campo e siamo riusciti a sbloccare la partita, poi è andata come è andata. Una curiosità, in occasione del rigore che non è stato dato all'Akragas, quali sono state le tue sensazioni? C'era o non c'era? Ma può darlo, come no, di solito lo danno, poi magari l'attaccante si è allungato un po' di più la palla e l'arbitro ha preferito non darlo, quindi non l'ha dato, meglio così. Alessandro Vagliasini, Repubblica. Intanto, come stai fisicamente? Perché è passato. Hai trascorso una stagione particolarmente travagliata da un punto di vista fisico. Se sei pienamente recuperato, se ti senti bene, questa è la prima domanda. No, adesso sto bene. Nel passato preferisco non parlare più perché è stato un momento abbastanza difficile, quindi ho cercato di rimuoverlo. Adesso sto bene, ho fatto bene la preparazione, quindi va tutto bene. Situazioni di gioco in cui gli avversari vi prendevano alle spalle. È successo un paio di volte nel primo tempo e anche nel secondo tempo fino a quando il risultato si è consolidato. Che letture ti senti di dare a questi episodi? Ma è successo semplicemente perché cercavamo di stare un po' più alti, come ci aveva chiesto l'allenatore, e quindi stando più alti magari gli concedi un po' più campo sulle ripartenze. Se guardavate bene, attaccavamo in tanti, e questo per fare più gioco, per cercare di far gol. Quindi ci sta che gli puoi concedere qualcosa sulle ripartenze, però le abbiamo gestite bene. Chiaramente ancora sono le prime partite, quindi ci sarà da lavorare e da imparare ancora tanto sui meccanismi, queste cose qua, però siamo su una buona strada. E perché è stato espulso Bucolo, se sei riuscito a capirlo? Ma intanto vorrei spendere una parola per Bucolo, perché secondo me lui incarna proprio il suo atteggiamento, quello che dovrebbe essere il Catania. C'ha cattiveria giusta, c'ha voglia di vincere sempre, anche in partitella, quindi a me dispiace molto per questa espulsione. Penso che non era giusta perché, come ha detto lui, magari alcune cose all'arbitro le dicono tutti, poi l'arbitro se l'è presa sul personale, non lo so, e questo poi andremo a vederlo. Però a me piace mi è piaciuto il suo atteggiamento, come è entrato in campo, anche 5 minuti, ha sempre voglia di vincere, ha il carattere giusto, quindi io devo solo fargli i complimenti. Grazie. Carlo Galati, Sicilia Today. Volevo fare una domanda in merito alla linea difensiva. Da poco che giocate tutte e quattro insieme, qual è, se avete già trovato, diciamo, un feeling, una certa abitudine al gioco? E la seconda domanda è come ha visto da dietro lo sviluppo della manovra del Catania? Ma chiaramente, sai, per la linea difensiva ci devi lavorare tanto e non è facile. E sono le prime partite che giochiamo assieme, abbiamo cambiato spesso. Però mi sono trovato bene, anche gli altri. Comunque stiamo lavorando tanto in allenamento e più passa il tempo e più staremo bene. E invece come gioco sono contento perché abbiamo fatto delle buone azioni, sviluppate bene uno o due tocchi e avevo proprio l'impressione che potevamo prendere tanto campo. Quindi sono positivo su questo, sì, molto. Non sicurenti, Ciao. Drauzio, il giudizio sulla sua partita, come l'hai visto, Su come vi siete Trausia? intesi? Sì. Ah, io l'ho visto bene, comunque anche vedendolo in allenamento, chiaramente viene da un calcio diverso, è un pochino più fisico e meno tattico, però imparerà perché comunque noi anche in allenamento ci lavoriamo tanto su questo. Oggi l'ho visto bene, concentrato e cattivo al punto giusto, quindi bene. Senti, poi alla fine è soltanto sotto le due curve dei tifosi. La stagione scorsa si era chiusa in un determinato modo, oggi è sembrato un primo passo verso la riconciliazione. L'impressione vista dal campo, da parte vostra? No, l'impressione è che noi dobbiamo essere grati ai tifosi perché dopo tutto quello che c'è, che è successo, erano in tanti oggi,
però chiaramente sta a noi portarli dalla nostra parte. L'anno scorso a fine stagione era così, più che altro perché le cose non andavano bene. Chiaramente lo sappiamo tutti che se noi li portiamo dalla nostra parte lo stadio si riempie sempre di più. Invece una considerazione, visto che oggi è tornato tra i convocati ed era in panchina Dario Bergamelli. Si è parlato tanto di lui in ottica mercato, insomma si è ventilato in suo possibile addio. Come lo vedi e soprattutto se ti sembra un giocatore che mentalmente è perfettamente calato nella causa Catania e vuole essere protagonista con la maglia rossa-azzurra anche in questa stagione? No, Dario ha sempre avuto la testa qua, chiaramente ci sono voci di mercato, sappiamo che a volte sono vere, a volte non sono vere, però Dario è un grande professionista, oltre che avere la stima, io ho grande stima di lui sia come uomo che come calciatore e si è sempre allenato al massimo, ha sempre fatto il massimo per voler restare qui a Catania, quindi lui ha la testa qua e penso che anche la società lo voglia tenere perché comunque sarebbe una grande perdita. L'anno scorso ha fatto un gran campionato, secondo me è un grande difensore, quindi niente, speriamo che adesso le cose si sistemino con la chiusura del mercato, finisce tutto. A chiudere Di Mauro. A proposito del prossimo impegno, intanto ti chiedo come vedi la Juve Stabia, se anche secondo te è tra le squadre che saranno lassù a lottare per un posto per la promozione diretta e se questo Catania visto oggi è già in forma, ha già i numeri per affrontare questa squadra. Sinceramente ancora non l'ho vista la Juve Stabia, e la guarderemo in settimana e onestamente importa poco perché ci interessa più come giochiamo noi, come siamo noi, e ho sensazioni positive sia per la crescita che abbiamo avuto nell'arco di una settimana, dalla partita scorsa a questa, e possiamo solo crescere un'altra settimana, quindi ci aspetta una bella partita, ma sappiamo che noi siamo il Catania, siamo in casa e dobbiamo vincere. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.